Ciao ragazzi, bentornati in questo mio nuovo video. Oggi parliamo di mobilità articolare e in particolare di un concetto, quella che è la asimmetria tra due lati, ok? Sapete benissimo che a causa di abitudini, ok? Come possono essere prendere una cosa con il destro, fare un lavoro dove utilizzi il mouse solo con il destro, fare un lavoro come rappresentante dove cambi solamente con il destro, oppure hai un lavoro sui pedali del cambio, della frizione in modo differente, oppure abbiamo a che fare con sport che non sono simmetrici, sostanzialmente è impossibile o è molto molto raro essere perfettamente simmetrici. Uno dei miei consigli sicuramente principali è perlomeno cercare di avere una simmetria, ok, quando ci approcciamo a un nuovo tipo di pratica sportiva, sia per quanto riguarda la forza sia per quanto riguarda, diciamo, la scioltezza muscolare, passatemi il termine. La necessità di andare a fare questo tipo di lavoro ovviamente è anche legata alla pratica sportiva, cioè se io devo andare a fare un gesto che coinvolge entrambe le braccia, ma arrivo da una pratica sportiva dove prevalentemente utilizzavo solo un lato, è ovvio che mi troverò in asimmetria ed è molto probabile anche che si vada ad utilizzare le braccia in modo diverso. Faccio esempio le trazioni, e magari si esegue la trazione in modo diverso. Questa cosa ovviamente non è valida, il fatto di dover equilibrare, se noi ci accorgiamo che una persona nella sua pratica sportiva presenta delle alterazioni di range di movimento destra e sinistra a causa di alcuni adattamenti strutturali. Non sempre andare a correggere quelli che apparentemente sono dei problemi può essere la soluzione migliore, perché può essere che il cervello vada in pappa e non riconosca più, diciamo, il lavoro che si stava facendo prima, detto in modo semplice. Quindi non sempre correggere va bene all'interno di una pratica sportiva di un certo livello, è meglio che il fisico tra virgolette resti come sia, ok? Oggi però vi parlo di come invece andare a lavorare con la mobilità articolare nel caso vi sia una asimmetria. Vi ho appena parlato di come le asimmetrie possono avere un ruolo veramente molto importante in tante pratiche sportive, in particolare se noi proveniamo da una pratica sportiva dove c'era un maggiore utilizzo di una parte del corpo, come la parte destra, a discapito della sinistra, e andiamo ad approcciarci ad una pratica sportiva dove invece ci serve un equilibrio. Nel caso in cui noi abbiamo delle asimmetrie, io consiglio sempre di andare ad eseguire un lavoro monolaterale. Prima un braccio, poi l'altro, prima una gamba, poi l'altra, prima una parte della muscolatura del busto, poi l'altra, e andare a eseguire delle serie di allungamento in numero dispari, cioè comincio con la parte rigida, una serie per lato, finisco sempre con la parte rigida. Arriverà un punto dopo un tot numero di serie dove le due parti tendono a essere sufficientemente uguali. A quel punto posso andare ad introdurre una posa generale, ok, che mi coinvolge entrambe le parti e tanti muscoli, che mi permetta di andare ad allungare entrambe le parti contemporaneamente. Questo mi permette di andare ad avere un lavoro che sia sufficientemente simmetrico nella posa generale e va ad impedire che la posa generale si assesti sull'arto più rigido, perché poi è quello che succede, oppure avere dei compensi. Quindi questo è il mio consiglio: se avete delle asimmetrie, lavorare sempre con un numero di serie che sia dispari. Ok? Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.